Una timida estate è giunta sull'isola di Suðuroy, la più meridionale delle Faroe, 18 isole sperdute nell'Atlantico a mezza strada tra Norvegia e Islanda. Gli studenti dell'ultimo anno di liceo si preparano a ricevere il diploma. I giovani si presentano alla cerimonia indossando i costumi tradizionali. Sono emozionati. Termina un periodo della vita, ne comincia un altro. Agli isolani non servono occasioni straordinarie per indossare questi abiti. Portarli con orgoglio è il modo per ricordare la storia della loro terra. Sentirsi parte della comunità è un sentimento che i giovani apprendono presto. Nel tempo delle vacanze, quando le giornate si allungano e il clima si fa più mite, tutti si dedicano a ripulire i luoghi pubblici e a compiere quei piccoli lavori di manutenzione impossibili nei mesi invernali. Anche i giochi dei più piccoli mantengono viva la memoria delle origini. I primi uomini che giunsero qui in tempi remoti lo fecero sfidando a forza di remi le grigie onde dell'oceano. Le Faroe si trovano sulla rotta delle grandi perturbazioni atmosferiche che in ogni stagione corrono attraverso l'Atlantico settentrionale. Per questa ragione il tempo cambia in fretta, spesso molte volte nell'arco di una stessa giornata, tanto che neppure gli abitanti più anziani saprebbero dire al mattino che cosa riserverà il cielo nel pomeriggio. In estate, quando i giorni sono lunghi, le molte ore di luce rendono più sopportabile la mutevolezza del clima. Occorre però il forte carattere di queste genti per reggere le infinite, cupe notti dell'inverno. Abituati a vivere in solitudine, bastando a se stessi, gli abitanti delle Faroe hanno sviluppato un forte senso di identità e indipendenza. Appartenenti al Regno di Danimarca, queste isole godono di una quasi completa autonomia. In tutto l'arcipelago vivono 50.000 persone e 80.000 pecore. In una comunità così piccola è facile che le grandi decisioni vengano prese davanti a un buon boccale di birra. L'arcipelago è per intero coperto da un folto manto erboso e di erba sono rivestiti i tetti nella parte storica di Tórshavn, la capitale. Da sempre gli abitanti delle Faroe utilizzano questo metodo per isolare dal freddo e proteggere le case dalle potenti sferzate di vento piovoso. Il porto è impreziosito dall'opera di un artista nato su di un'isola. Ma non questa. Una da qui molto lontana. Gianfranco Nonne viene dalla Sardegna e da anni si è stabilito nel villaggio di Vágur, a Suðuroy. La sua isola natale e quella di elezione non potrebbero essere più diverse.
sole caldo e colori accesi del Mediterraneo da una parte, nebbie, cupe scogliere e mare tempestoso dall'altra. È venuto ad abitare su questo frammento di terra così lontano, seguendo un amore di gioventù. Ho conosciuto una ragazza in Africa dopo il 70, Cristina. Ci siamo piaciuti, ora ne siamo messi assieme. Dopo un po' lei è tornata nelle isole e io ho fatto la mia vita, ho continuato la mia vita senza più risentirla per 30 anni. E poi lei ha cercato di intrecciarmi tramite il centralino dei telefoni danesi, dalle Faroe, dando il mio nome, ricordava che ero sardo. E lì al centralino gli hanno dato 3 numeri, la prima non ha risposto, la seconda ha risposto mia madre, che ha detto: guarda che ha telefonato una certa Cristina di Copenaghen. Ho fatto: Cristina di Copenaghen, no? Per cui ci siamo risentiti per telefono e dopo un po' ho deciso di venire a trovarla. Sono arrivato qua pensando di starci una settimana, sostanzialmente, no? Ma sono 15 anni che sono qua, tutto lì. Ha cambiato isola, ma senza abbandonare il suo lavoro di scultore. Anzi, nella tradizione faroese ha trovato nuova fonte di ispirazione. Venendo qua ho continuato. E per di più mi sono anche interessato un po' alla storia delle Faroe, rappresentare, raffigurare le loro storie, le loro ballate. La passione che ho sempre avuto è ritornata, si è stabilizzata finalmente, insomma. Ecco. Cristina ha preso a sua volta qualcosa che appartiene intimamente all'Italia. La preparazione del caffè con la più italiana delle caffettiere. Soprattutto quando lavori fuori, allora sì, è un problema, no? Perché tutto è determinato dal tempo, dal clima, per cui se devi fare delle cose non lo sai fino alla mattina dopo perché cambia completamente il clima che c'è, no? Perché può nevicare, esserci vento, piovere e il sole nella stessa giornata. L'unica cosa che mi manca un po' sono gli alberi, però le pecore, come sono in Sardegna, sono anche qua, per cui sostanzialmente sembra essere a casa. Le pecore costituiscono da sempre un'importante risorsa per l'economia locale. Pascolano libere, richiedono poche cure e in cambio forniscono cibo e ottima lana. Una buona parte di questa viene lavorata sul posto. Se ne ricavano caldi capi d'abbigliamento, utili a proteggersi dal clima estremo del luogo.
Anche Josef è un allevatore. Un fischio ben modulato e le pecore si lanciano a rotta di collo verso la mangiatoia. Uno dei suoi impegni quotidiani è integrare con il mangime la dieta del gregge, dato che l'erba da sola non sempre basta a garantire un completo apporto nutritivo. Durante l'estate le pecore vivono libere in montagna, mentre in inverno sono ricondotte a valle e ricoverate all'interno di ovili, dove possono tenersi al riparo dalle tempeste. Dato che i maschi rimangono separati dalle femmine, Josef deve occuparsi della ristrutturazione di una casupola dove ricoverare gli arieti. Ma deve fare presto. La breve estate non gli permette di prendersela con comodo. Deve infatti ricostruire una parete in sasso, compito faticoso e che richiede parecchi giorni di lavoro. Un giorno senza vento è cosa rara a Suðuroy. Agitando le onde del mare, ha modellato le alte scogliere della costa occidentale, scavando grotte e fiordi profondi. Tanto è impetuosa e possente l'azione dell'aria che anche le cascate rovesciano il loro corso naturale e l'acqua dei torrenti, vinta la forza di gravità, si disperde nel cielo come fumo. Anche se Suðuroy è l'unica delle Faroe ad avere miniere di carbone, l'economia dell'isola è basata sull'allevamento di pecore e ancora più sull'itticoltura. Nel piccolo villaggio di Lopra si trova uno dei maggiori allevamenti di salmoni dell'isola. Che ci sia il sole, nebbia o marchi tempesta, ogni giorno le donne e gli uomini addetti all'allevamento devono uscire in mare per provvedere al nutrimento dei pesci. I salmoni allevati nelle Faroe sono particolarmente pregiati perché vivono in condizioni simili a quelle naturali. Le forti correnti gelide creano un movimento ottimale delle acque e ne consentono il continuo rinnovamento. Utilizzando un cannoncino ad aria compressa, Mortan distribuisce il mangime finché, grazie ad una telecamera subacquea, non vede che i pesci hanno ricevuto cibo a sufficienza. L'impiego di imbarcazioni moderne, dotate anche di qualche comfort, non toglie nulla alla durezza dell'impegno quotidiano. Non ci sono giorni di festa, non ci sono domeniche. Neppure le tempeste invernali
evitano a queste donne e a questi uomini di uscire in mare. Come gli allevatori di terra, anche loro hanno un dovere irrinunciabile: dare nutrimento agli animali. Soltanto un lavoro questa gente di mare può risparmiarsi: pulire il ponte della barca dai residui di mangime, operazione a cui ben volentieri provvedono gli storni. L'industria ittica sull'isola di Suduroi non è solo allevamento, ma anche pesca. Nel villaggio di Bagur, Mikjal conduce da 23 anni un'azienda che inizialmente produceva baccalà, ma in seguito, anziché salare il merluzzo, ha iniziato a essiccarlo. Conservato in questo modo, il pesce incontra maggiormente il gusto delle genti del nord, abituate a consumarlo secco con le patate bollite. Quella di Mikjal è un'azienda a conduzione familiare, con cui lavorano la moglie, i loro tre figli e la nuora. Quando il tempo lo permette, anche i pescherecci più piccoli possono prendere il mare e ora si alternano al molo per consegnare il pescato. Non tutto. Einar tiene per sé un paio di merluzzi che consumerà in famiglia ancora profumati di mare. La pesca è la principale fonte di reddito non solo per Suduroi, ma per tutte le Faroe. Rappresenta infatti oltre il 90% delle esportazioni. Stabilito il peso e concordato il compenso con i pescatori, occorre lavorare i pesci nel più breve tempo. Katrina si incarica di sfilettarli, mentre Heidi li risciacqua in acqua salata. Lavorati in modo semplice, freschissimi, i filetti vengono messi sulle griglie e tenuti per 10 giorni nell'essiccatore. Una volta perduto il contenuto di acqua, il peso dei filetti si è ridotto del 90% e sono quindi duri come pezzi di legno. Per ammorbidirli, venivano un tempo battuti a lungo con un martello, mentre ora è sufficiente passarli 25 volte con una macchina che li preme fra due rulli zigrinati. Confezionati sotto vuoto, sono finalmente pronti per la vendita locale e l'esportazione.
A Tvoriri, il villaggio più grande di Suduroi, Anna fa invece seccare i merluzzi come un tempo, all'aria aperta. La cucina delle Faroe è povera di ingredienti. Pecora e merluzzo ne sono la base. Il modo tradizionale di abbinarli è bollire il pesce secco e servirlo accompagnato da patate bollite e dal garnatalg, una salsa preparata con il grasso fermentato dell'interiora di pecora, messo a sciogliere nella margarina. Il sapore dell'insieme è molto deciso. Un misto di pesce, caglio e formaggio rancido. E tanto è grasso il condimento che la lingua quasi si incolla al palato. Una vera squisitezza questo garnatalg. A causa del clima poco favorevole, sull'isola verdure se ne coltivano ben poche. Patate, rape succose come pere e qualche cavolo. Per integrare la dieta vengono perciò ampiamente consumate le ortiche, ricche di ferro e sali minerali, e la coclearia, una pianta che cresce vicino al mare e ricchissima di vitamina C. Tanto è vero che in passato era mangiata in quantità dai marinai per curare lo scorbuto. Le coste solitarie e scoscese di Suduroi, come di tutte le Faroe, sono il paradiso per gli uccelli marini. Rocce scure e scogli possono costituire invece un grande pericolo per la navigazione. Hans Petur fa un lavoro di grande responsabilità. Suo compito è assicurarsi che i fari dell'arcipelago si mantengano in perfetta efficienza. Prossimo alla pensione, Hans ha acquistato una piccola abitazione che sorge a poca distanza dal faro di Akraberg, all'estremità meridionale di Suduroi. Alla casa e al faro è legato da vicende ormai lontane. Abitava qui nel 1988, quando una tempesta di violenza inaudita spazzò l'isola con venti che soffiavano a oltre 300 km orari. Di costruzione antica e robusta, la casa non subì che pochi danni e il faro nessuno. Altre abitazioni furono invece devastate.
La paura di quel giorno fu però tale che Hans e la sua famiglia si trasferirono in un luogo più riparato. Il compito più importante di Hans è assicurare il corretto funzionamento delle lampade e, nel caso, sostituirle. Il faro si accende di notte, ma nel periodo estivo non è mai buio alle Faroe e quindi l'unico modo per verificare che tutto funzioni è oscurare il sensore che comanda l'accensione. I faristi hanno per compagna la solitudine. Lo sapeva bene Hans quando scelse il proprio lavoro. Non si è mai pentito. Non è per lui solitudine ascoltare la musica delle onde che si frangono sulla scogliera e quella del vento che si insinua tra le rocce. Col tempo ha imparato che anche le vaste distese erbose mosse dall'aria hanno una loro voce e in ogni luogo è diversa, quasi fosse umana. Il nome Faroe significa isola delle pecore. Ancora oggi quasi tutti gli abitanti ne possiedono e Hans non fa eccezione. È il periodo della tosatura e in suo aiuto è arrivato il genero Marner, accompagnato dalla nipotina Eva. Radunare animali abituati alla vita libera può rivelarsi più complicato del previsto. La lana di queste pecore è molto pregiata per la lunghezza e la folta, morbida consistenza. È talmente compatta che in estate, anche a questa latitudine, diventa un peso per gli animali. Tanto è vero che se non vengono tosati, la perdono naturalmente. Per tenerle ferme durante la tosatura è utilizzato un sistema che a prima vista potrebbe sembrare cruento. In realtà è un modo per evitare loro di farsi del male dimenandosi, come potrebbe più facilmente accadere utilizzando altri metodi più convenzionali. Così le pecore sono tranquille e non danno il minimo segno di nervosismo. L'allevamento, che oggi è soprattutto attività economica, un tempo era l'unico modo con cui gli abitanti potevano garantirsi cibo e anche vestiti che li riparassero dalla severità del clima. Thank you.
La prima cosa che colpisce di Suduroi è la ricchezza dei suoi colori. Le case e persino le pietre sono qui luce e colore. L'ospitalità degli isolani è altrettanto luminosa e calda. Se si pensa ai lunghi inverni brumosi e ai mesi di notte quasi perenne, se ne comprende facilmente la ragione. Luce e colori per vincere il buio, calore umano per non arrendersi alla forza degli elementi e alla solitudine. Questa è la straordinaria essenza dell'isola. Un susseguirsi di montagne e fiordi, villaggi e valli, alti voli di uccelli marini e natura. Una terra di donne e uomini forti nel cuore.